Se il confronto tra Nero Stellati e Francavilla è anticipato al sabato, il derby tra Vastese e Avezzano catalizza l'attenzione della domenica di Serie D in chiave abruzzese. Le due squadre sono partite con un pareggio positivo, quello della Vastese a San Marino, mentre dall'Avezzano ci si aspettava di più nel battesimo con la Jesina. Due squadre che cercano dunque il primo squillo pieno in uno stadio, l'Aragona, dove si aspettano almeno 2.000 persone. L'appello ai tifosi del presidente della Vastese, Bolami. Questo è il nostro obiettivo, di riportare gente allo stadio dal primo anno. Domenica è proprio l'occasione giusta per riempire questo stadio, per dare una mano a questi ragazzi che abbiamo fatto una bella squadra giovane, quella che volevamo, e gente motivata, e domenica è proprio la domenica adatta per portare questo entusiasmo, e con una, sicuramente che sarà una domenica di festa, soprattutto per i tifosi che fino ad oggi, in questi 2 anni e mezzo, sono comportati veramente ad alto livello. L'Avezzano torna sul campo dove l'ultimo respiro ha guadagnato la promozione in Serie D nel 2015. Ci sarà l'incrocio di freschi ex con il Vastese Bitaie, fino all'anno scorso in Marsica, e dalla parte opposta il difensore Menna, che in estate ha lasciato il ritiro della Vastese per tornare ad Avezzano, mossa poco gradita dalla società aragonese. Sì, qualche polemica c'è stata, ma comunque io sono tranquillo, andrò lì a Vasto a giocarmi la mia partita e niente, cercherò di portare l'Avezzano alla vittoria. Mi sono allenato sempre in modo tranquillo, ho fatto tutto il ritiro e per ora sto bene. Altra gara di cartello al Benelli di Pesaro, dove l'Aquila si misurerà con una delle più serie candidate alla vittoria, la Vis Pesaro di Riolfo, che già a Recanati con un poker ha dato una dimostrazione di forza. Il tecnico rossoblu Battistini potrà subito contare sull'ultimo arrivato, il centrocampista offensivo Alessio Rucci dalla Cremonese. Per via della concomitanza con il Gran Premio di motociclismo a Misano Adriatico, la gara avrà inizio alle 16 con un'ora di ritardo, ovviamente allo stadio Benelli, che tre quarti d'ora prima del fischio d'inizio vedrà inaugurati i nuovi spalti. Il Pineto cercherà di cancellare la falsa partenza di Matelica ospitando il San Marino al Mariani Pavone. In settimana, importante rinforzo in attacco per Amaulo con l'innesto del 97 Denis Di Rocco, che arriva dall'Atalanta ma che è cresciuto nelle giovanili del Pescara. Voglia di riscatto anche per il San Nicolò, che a Moro d'Oro riceverà il Matelica cercando di lasciarsi alle spalle la sconfitta di rimonta di Agnone.